I gatti sono magici, probabilmente le creature più misteriose del mondo. Sono anche molto violenti e crudeli. E a me piacciono proprio per il fatto che possono essere l'una e l'altra cosa. Il gatto domestico è dotato di una sorta di doppia personalità. Anche nel più casalingo dei mici alberga un animale selvaggio. Migliaia di anni, sappiamo ancora poco sul comportamento del gatto domestico. Oggi, scienziati e profani tentano di studiarli per smitizzare questi enigmatici felini. Per loro, il gatto domestico è un oggetto di studio intrigante quanto lo sono il leone e la tigre. Condividere la propria vita con un gatto significa accogliere in casa un tocco di selvatichezza. Forse aveva ragione quello scrittore che, filosofeggiando, affermò: Dio ha fatto il gatto per donare all'uomo il piacere di accarezzare la tigre. Oggi, il mondo occidentale vede una storia d'amore senza eguali fra l'uomo e la bestia. Il gatto ha superato il cane come animale da compagnia. E ogni anno si spende di più in cibo per gatti che in cibo per bambini. Nei fine settimana, molti fieri proprietari di gatti espongono i loro beniamini agli occhi di migliaia di appassionati. Ce ne sono a pelo lungo, a pelo corto e addirittura senza peli. Solo negli Stati Uniti esistono quasi 58 milioni di gatti domestici. Molti sono semplici gatti di strada, di scarso valore economico, ma gli esemplari di certe razze esotiche possono arrivare a costare oltre 6 milioni di lire. Sebbene molte persone non apprezzino e non si fidino dei gatti, sono molti di più quelli che li adorano. La felicità dei gatti è diventata la parola d'ordine di una industria in espansione. È pelliccia sintetica. Guardate questi grani qui al centro, li vedete? Bene, ascoltate, sentite questa specie di crepitio? I gatti ci vanno pazzi, lo adorano. Il gatto, come potete vedere, ha una struttura corporea tubolare. Tutto è in linea. Un corpo allungato, una lunga coda, una testa allungata in armonia con il corpo. Ossa lunghe. È stato tenuto in ottima forma fisica perché è molto muscoloso. Non è magro affatto, ma solo snello, sodo come un atleta. Come spettri provenienti dalle nebbie della preistoria fino all'ombra dell'era moderna, ancora oggi due specie di gatti selvatici abitano zone dell'Europa e dell'Africa. Considerati gli antenati dei gatti moderni, hanno un aspetto simile ai gatti soriani. Ma i gatti selvatici sono animali fieri e indomiti. Nei tempi antichi furono addomesticati dai contadini, che li sfruttavano per liberarsi dei roditori. Quei contadini erano egiziani. Ciò avvenne più di 3.000 anni fa. In Egitto il gatto divenne oggetto di venerazione. In nessun'altra epoca e in nessun altro luogo al gatto è stato attribuito un ruolo tanto onorevole.
Una dea dalla forma felina simboleggiava il piacere, la fertilità e la maternità. I gatti erano anche associati alla divinità ritenuta responsabile del sorgere del sole e a un'altra che simboleggiava la vita stessa. Il Brooklyn Museum di New York conserva una delle più belle collezioni egizie del mondo. Il suo curatore è l'archeologo Richard Fazzini. Divide il suo tempo fra antiche rovine e manufatti arcaici. Pezzo forte della collezione è un gatto mummificato, imbalsamato come venivano imbalsamati gli stessi faraoni. Questo gatto è stato mummificato. È difficile stabilirne la datazione, ma diciamo almeno tra i 2300 e i 2500 anni fa. Vi chiederete perché mai gli egizi mummificassero gli animali. Perché certe divinità potevano apparire in forma di animale. Quindi poteva essere un pio gesto o una parte di qualche rituale presentare un gatto mummificato da collocare in un tempio o in uno dei grandi cimiteri per gli animali. Ma la gloria del gatto finì. Dopo essere stato venerato, divenne odiato ed evitato. Gli stessi occhi definiti il trono degli dei furono in seguito temuti come lo scanno del demonio. Ritenuti da molti i compagni delle streghe, migliaia di gatti furono torturati, bruciati e impiccati fino al tempo delle colonie negli Stati Uniti. Il chirurgo veterinario Michael Fox è vicepresidente della Humane Society degli Stati Uniti. Ha scritto molto sul comportamento del gatto e sulla relazione gatto-uomo. È interessante il fatto che nel corso della storia i gatti siano stati sia venerati che perseguitati. Un papa dispose che fossero tutti uccisi. Credo che questa relazione di amore e di odio rifletta l'aspetto dualistico della psiche umana. Noi amiamo le cose condizionatamente. Le amiamo se possiamo controllarle e piegarle al nostro volere. O le amiamo perché sono misteriose, perché sono un esempio della natura selvaggia, come lo è il gatto. Il gatto domestico è solo una delle 38 specie di felini, la maggior parte delle quali sono molto somiglianti a esso. Tolte le macchie o le striature, a prescindere dalla lunghezza del pelo e dalle dimensioni, che possono variare tra i 2 e i 300 kg, un felino è pur sempre un felino. Pochi sanno che la maggior parte dei modelli comportamentali dei loro gatti ha un parallelo da qualche parte nella natura selvaggia. I felini sono una sorprendente combinazione di bellezza e utilità. Le loro movenze sinuose deliziano gli occhi. La loro agilità dipende dalle giunture delle spalle, la cui forma permette loro di piegare le zampe anteriori in qualunque direzione. Sono inoltre quasi privi di osso del collo e hanno una spina dorsale molto flessibile. Leggiadri e agili, i felini sono una meraviglia di forza ed equilibrio. Tutti i felini segnalano il loro territorio, spruzzando un'urina dall'odore pungente. I segni degli artigli sono segnali visuali e possono anche recare una traccia odorosa derivante dalle ghiandole che hanno sotto le zampe. Le ghiandole sul muso e sulla coda secernono una sostanza odorosa sia in casa che allo stato selvatico. Spesso viene lasciato più di un segnale. Le lotte per il territorio possono avere esito mortale tra animali dotati di artigli e zanne così affilati. Perciò la maggior parte delle dispute si risolve in una parata di atteggiamenti minacciosi e intimidatori, volti a evitare lo scontro. Le manifestazioni di amichevolezza sono generalmente più delicate e sottili. Sfioramenti con il muso o strofinamenti del corpo.
Come e perché i gatti facciano le fusa è ancora oggi un mistero. Sappiamo solo che sia le fusa che le tipiche contrazioni delle zampe appaiono nella prima infanzia allo scopo di stimolare la lattazione nella madre. Come tutti gli animali cacciatori, i felini devono economizzare al massimo le energie. Sonnecchiano per circa i due terzi del tempo, ma sono sempre vigili al più piccolo rumore. Dormono con un occhio solo. In tutti i felini, l'ovulazione, ossia il rilascio di un ovulo, viene innescato dall'accoppiamento. Dopo una gestazione che dura tra i 2 e i 4 mesi, a seconda delle razze, nascono i piccoli, in numero da 1 a 8. I piccoli alla nascita sono indifesi. All'inizio sono ciechi e sordi e si orientano solo con il tatto e l'olfatto. Sorprendentemente, ogni piccolo ha una preferenza per un capezzolo in particolare, che riconosce dall'odore. In natura, questo comportamento evita alla madre di dover ricominciare a cacciare molto presto. Le madri, eccellenti e molto protettive, spostano in fretta la loro prole se sospettano la presenza di un pericolo. Per insegnare i loro piccoli a cacciare e a uccidere, molte madri portano loro delle prede ancora vive per delle esercitazioni. Caracal, detti anche linci del deserto, possono sembrare crudeli, ma stanno soltanto imparando. I cuccioli stordiscono la preda colpendola, ma sono ancora troppo inesperti per infliggere il colpo di grazia. La madre li tiene puliti con cura maniacale. La piacevole sensazione della lingua strofinata contro il pelo viene rivissuta ogni volta che un uomo lo accarezza. In questo modo si instaura un legame e il gatto guarda il padrone come a un surrogato della madre, ruolo che viene mantenuto per tutta la vita. In natura, quando i giovani felini giocano, perfezionano la loro abilità predatoria, essenziale per la sopravvivenza da adulti. Se anche i gatti domestici si esercitino nella tesa degli agguati e nella caccia, è oggetto di dibattito in sede scientifica. Molti esperti ritengono che il gioco esista come comportamento a sé stante, come dispositivo meramente ricreativo. Riguardo i gatti di casa, molti proprietari sono testimoni di un modello comportamentale affettuosamente chiamato follie serali, nel corso del quale gli istinti venatori erompono in una vera e propria frenesia. Stimolato dai movimenti di una preda, anche il gatto più satollo è istintivamente portato a cacciare. Ma la connessione tra l'uccisione della preda e il pasto è ancora da comprendere. Un gatto inesperto può attaccare con precisione, senza tuttavia riconoscere la preda uccisa come cibo. Sebbene l'olfatto non sia il loro senso più sviluppato, non sfugge loro alcun odore. Il segnale olfattivo è impiegato principalmente per la definizione dei confini del territorio degli altri gatti o per sapere se altri gatti sono penetrati nel territorio. Per raccogliere informazioni riguardanti potenziali compagni, i felini usano un sistema olfattivo secondario, localizzato nel palato. Inalando l'odore con la punta della lingua arricciata verso l'alto, sui loro musi appaiono delle sorte di boccacce. Mm.
muovono le orecchie a forma di ventaglio per captare il minimo rumore. Il loro udito è probabilmente più raffinato di quello umano e di quello canino. La funzione dei baffi non è stata ancora compresa del tutto, ma se questi vengono tagliati, il gatto può perdere il suo senso dell'equilibrio e avere difficoltà nella deambulazione e avere problemi nella caccia. I baffi trasmettono anche informazioni sulla preda catturata. Per rimuovere ogni traccia di cibo, i felini si puliscono regolarmente. La meticolosità è uno dei loro tratti più caratteristici. Ruvida e abrasiva come carta vetrata, la loro lingua è ricoperta da piccole escrescenze a forma di uncino, capaci addirittura di raschiare la carne dalle ossa di una preda. Per scrittori, poeti e artisti, gli occhi dei gatti hanno rappresentato la magia e il mistero. Gli scienziati sanno che la vista è uno dei sensi principali del felino, la chiave del suo successo come cacciatore. All'Università Statale della Florida, la questione di come i felini vedano il mondo è stata oggetto di studio per oltre 25 anni. Il professore di neurologia e psicologia Mark Berkeley ha messo a tacere gli scettici che gli dicevano che un gatto, a causa della sua indipendenza, non sarebbe mai stato un buon soggetto per studi di laboratorio. Ha infatti messo a punto un sistema che, oltre a funzionare, è gradito al gatto. Facendo leva sull'istinto esplorativo dei gatti, Berkeley ha costruito una scatola che invita alla perlustrazione. E quando il gatto risponde correttamente, riceve una ricompensa in cibo. Un'immagine generata dal computer appare di fronte al gatto su un lato dello schermo. Il gatto deve dire ai ricercatori: sì, la vedo. E lo fa colpendo il pannello di destra quando l'immagine appare a destra e il pannello sul lato sinistro quando l'immagine appare da quel lato dello schermo. Grazie al lavoro di Berkeley e di altri, sappiamo che i gatti non sanno distinguere le differenze tra i volti umani, hanno una visione dei colori molto elementare e, come noi, sono soggetti a illusioni ottiche. Ma la cosa più interessante è probabilmente la loro visione notturna. In condizioni di luce molto bassa, il gatto è tra le 6 e le 10 volte più sensibile di noi. A questo livello un uomo non potrebbe vedere nulla, ma il gatto vede, non benissimo, ma certamente meglio di noi. La differenza è quella tra una notte senza luna e una notte di luna. Noi vediamo in queste condizioni come in una notte senza luna, mentre il gatto vede come se ci fosse la luce della luna. Grazie alla sua capacità di penetrare le tenebre con una vista almeno 6 volte più sensibile della nostra, il gatto è veramente il padrone della notte. Nel corso della storia, il mito e il folklore hanno circondato il gatto. Nei pressi di Oxford, gli scienziati stanno cercando di scoprire se la leggendaria attitudine solitaria del gatto è un fatto o una fantasia. I gatti possono adattarsi alla vita in gruppo? Bert Parker ha allevato gatti per oltre mezzo secolo, a gruppi di 80 alla volta. Un buon gatto vale molto. È un animale utile a ogni fattoria. I nostri gatti sono cresciuti di numero. Ce ne sono un paio in più di quelli che sarebbero necessari. Ma che ci possiamo fare? I gatti limitano drasticamente la presenza di topi e ratti. Certo, non li eliminano del tutto, ma ne eliminano un buon numero.
Ma cosa succede quando questo animale, normalmente solitario, si trova a vivere a stretto contatto con tanti altri individui della sua specie? Il professor David MacDonald dell'Università di Oxford studia i gatti di campagna dal 1978. Perché l'uomo ha dato vita al pregiudizio secondo il quale il gatto sarebbe un animale antisociale e solitario? Beh, credo che esistano due motivi. Il primo è che il comportamento sociale dei gatti è ai nostri occhi molto diverso da quello degli altri animali sociali. La società dei gatti si basa su un linguaggio molto sottile e discreto. E i segnali che passano tra gatto e gatto sono molto fugaci. Il segnale che io reputo più importante è questo strofinio. Un individuo sfrega le proprie labbra e le guance contro un altro individuo. E ciò avviene raramente e velocemente. E non si sta molto attenti. Non lo si nota neanche. Ora, nonostante l'uomo e il gatto vivano insieme da molto tempo, l'uomo si è fatto un'idea del gatto che non ha tenuto conto della sottigliezza del suo comportamento sociale. È abbastanza chiaro che i gatti hanno una vita sociale. Quindi trovo irritante sentir dire da molti che gli unici felini che hanno una vita sociale sono i leoni. Detto ciò, esistono molte somiglianze tra i gatti domestici e i leoni africani, che noi conosciamo attraverso le ricerche e i programmi. I leoni sono gli unici felini che normalmente vivono in gruppi, detti branchi. Al centro del branco vi sono le femmine adulte, solitamente imparentate fra loro. I ricercatori hanno scoperto che le femmine si occupano l'una dei cuccioli delle altre. Qui, tre femmine si occupano dello stesso leoncino. Sebbene ogni leonessa dia la precedenza ai propri cuccioli, a volte ammette la sua presenza anche le sorelle e i fratelli più giovani, i nipoti o le nipoti. David MacDonald trova interessante che questo stesso modello comportamentale ricorra anche tra i gatti di campagna. Uno studente, Warner Passanisi, segue spesso il gatto per 24 ore, proprio come fanno i naturalisti con gli animali selvatici. Esatto. Dunque, solitamente, le femmine si danno dei turni per allattare questi gattini. Anche se tale comportamento può riguardare anche femmine non imparentate, solitamente segue un criterio di sangue. Madri, figlie e sorelle collaborano più di frequente, ma è possibile che altre femmine, legate in modo meno stretto, collaborino nella cura dei piccoli come in una famiglia estesa. Questo cucciolo di soli 6 mesi ha appena iniziato a esplorare il mondo per conto proprio. Oggi si è trovato per caso lontano dalla madre. Questa, troppo lontana per udirne il richiamo, non sa nulla del proprio piccolo. Una femmina a lei imparentata sente il miagolio, ma non fa niente. Il gattino inizia a tornare indietro. È nel cortile della fattoria, ma ancora non c'è segno della madre. Raggiunge la femmina a lui imparentata, che si sta prendendo cura della propria cucciolata. Affamato e stanco, il piccolo rischia di essere attaccato pur di avvicinarsi. Alla fine, la femmina accetta il piccolo esausto esploratore. Perché le femmine si comportano in questo modo? Ancora una volta, la risposta si trova nel comportamento dei leoni.
un comportamento non di cura, ma di brutalità e di morte. In questo filmato, l'operatore è testimone di un massacro sistematico e crudele. Mentre tre cuccioli terrorizzati si stringono fra loro, un maschio adulto si prepara ad attaccare e uccidere una delle loro sorelle. Quando un branco cambia capo, il nuovo maschio dominante uccide i cuccioli del maschio detronizzato. In questo modo la femmina entra in estro rapidamente e il maschio può accoppiarsi con lei e trasmettere i propri geni. Ancora una volta la fattoria si dimostra molto simile alle pianure africane. MacDonald ricorda come è giunto a fare una lugubre scoperta. Stavo osservando il recinto comunale con quattro cucciolate di gattini riunite assieme, per un totale di 9 cuccioli. Era una scena molto intima. I gattini erano, come potete immaginare, una scena tenerissima. Il loro nido era stato costruito con la paglia e solo uno stretto passaggio permetteva di raggiungere i piccoli. Questi erano ammassati gli uni sugli altri. Tutte le madri andavano e venivano dalla tana, ognuna allattando tutti i gattini, indiscriminatamente. Stavo osservando i gattini, allo stesso tempo il maschio. Nell'arco di pochi istanti le madri iniziarono a scappare, ma non abbastanza in fretta. Quando arrivarono e scacciarono il maschio, purtroppo 6 dei 9 piccoli erano stati uccisi. Questo evento ha fornito 2 risposte al perché i gatti traggano beneficio dalla vita in comunità. Una delle risposte è che possono prendersi cura l'uno dei piccoli delle altre. E l'altra è che le femmine unite possono reprimere gli attacchi dei maschi assassini. La cura cooperativa delle femmine aumenta le probabilità che un piccolo, anche se orfano, possa essere allevato e protetto. Quali altre somiglianze esistano tra questi piccoli leoni di campagna e i loro grandi cugini delle pianure africane? Dobbiamo ancora scoprirlo. Nel villaggio inglese di Felmersham, l'attitudine predatoria dei gatti è stata confermata in un altro modo. Tutto ha avuto inizio con un insegnante del luogo. Peter Charcher ha insegnato biologia per 15 anni. Quei due hanno iniziato prima di quello. E ovviamente è importante che inizino tutti insieme, giusto? D'accordo, torniamo all'inizio. Proprietario egli stesso di un gatto, Charcher ha applicato la disciplina della propria scienza allo studio del mondo segreto del gatto domestico. In tutta l'Inghilterra, come in tutto il pianeta, ai gatti viene permesso di uscire di casa per esplorare i dintorni. Charcher si chiedeva, quale impatto hanno i gatti sulla natura? Potendo seguire tutti i gatti, fece la miglior cosa, chiedendo la collaborazione dei loro proprietari. La prima cosa da fare era scoprire chi avesse dei gatti. Bussai alle porte di tutto il paese, chiedendo se avessero un gatto e se fossero disposti a partecipare all'esperimento. Sorprendentemente, quasi tutti nel paese accettarono di collaborare. Così potei iniziare l'esperimento con 78 gatti, un buon numero. Ciao, Peter. Ah, buongiorno, Marjorie. Hanno preso niente i gatti? Sì, ecco. Questo è per te. Thanks very much. Well, that's nice.
Grazie mille. Bene, niente male. È un topolino di campagna. A chi l'ho preso? Eccles. Ancora Eccles? Sì, quello bianco e nero. È un buon cacciatore. Sì, gli altri non prendono molte prede. Credo che sia una questione di pigrizia. Credo si tratti di un topo della foresta. Ero molto sorpreso dalla disponibilità dei miei concittadini. Credo che molta gente non ami l'idea di raccogliere animali morti e metterli in buste di plastica. Ma la maggior parte degli abitanti del paese lo ha fatto. E alcuni sono arrivati al punto di conservarli in freezer, perché dopo una settimana, come potete immaginare, spesso i corpi iniziano a puzzare. Era meno sgradevole riceverli congelati. Una volta etichettati gli esemplari e dopo aver fatto il conto delle prede, Charcher e i gatti di Felmersham hanno tratto le conclusioni. Per esempio, se i gatti di Felsham hanno preso 14 animali ciascuno nell'arco di un anno, e sappiamo che in Gran Bretagna ci sono circa 5 milioni di gatti domestici, possiamo supporre che ogni anno vengono uccisi dai gatti circa 70 milioni di piccoli roditori. Così i gatti, a dispetto della loro presunta dipendenza dall'uomo per il cibo e per molte altre cose, sono ancora molto autonomi. Credo che l'esperimento abbia dimostrato che i gatti sono dei predatori molto importanti nell'ecosistema biologico. Charcher non propone che i gatti siano reclusi in casa. Altri, invece, insistono sulla necessità di tale provvedimento, non solo per tutelare gli altri animali, ma proprio per la sicurezza dei gatti stessi. Mentre il dibattito procede, una cosa è certa. In ogni gatto ben pasciuto che sonnecchia accanto al caminetto, alligna una tigre invasa dall'istinto della caccia. Dato che i gatti sono considerati cacciatori autosufficienti, molte persone non hanno rimorsi ad abbandonarli. Negli Stati Uniti, milioni di gatti vengono abbandonati ogni anno. Nei pressi di Oxnard, in California, l'attivista animalista Leo Grillo ha cercato per settimane di catturare due gatti che erano stati abbandonati su questo molo. Una simile condizione è una condanna a morte per i gatti e Grillo ha dedicato la sua vita al loro salvataggio. All'arrivo dell'inverno, queste rocce sono molto fredde. Le onde sono gelide, così come la nebbia e la foschia. E i gatti soffrono il freddo. Tutti pensano che la loro pelliccia li tenga al caldo, ma quando l'inverno è particolarmente rigido, i gatti soffrono molto. Qui, alla fine del molo, i gatti sono al riparo dalle minacce e dal lancio di bottiglie degli estranei. Ma sono anche del tutto tagliati fuori da una fonte di acqua potabile. E Leo sfrutta questo loro bisogno per catturarli. Ha battezzato i gatti Marina e Molo, perché è sul molo che li ha trovati. Come on, Jet. Come on, Jet. Come on. Non è raro per Leo, che ha una pazienza infinita, tornare per settimane nello stesso posto. Marina. Marina. Per Grillo, questi gatti sono abbastanza addomesticati. È chiaro che non sono nati per strada, ma sono cresciuti nella comodità di una casa. Ma i loro padroni li hanno abbandonati. E i gatti non hanno più fiducia nell'uomo. Per Leo è un gioco di attesa, per vedere chi è che vincerà, la paura o la sete. Attaboy. I'm coming down. Calmo. Arrivo. Eccomi. Quando riesco a catturarli, facendoli entrare nella gabbia, sono felice. Ora le passeggiate fino a questi scogli per nutrire questi gattini sono finite. Dopo settimane di tentativi, questo giorno è finalmente coronato dal successo. Stanco ma felice, Leo riporta Marina e Molo al mondo di cura e affetto negato loro dai loro precedenti padroni. Grillo dirige 4 rifugi per animali in California, ma servono solo per gli animali che ha salvato personalmente.
Qui vivono cani e gatti in numero sempre variabile. Se il rifugio si affolla troppo, dice, lo ingrandisco. Leo e la sua famiglia vivono qui vicino con 60 gatti. Questa fattoria ne ospita attualmente circa 150. Ogni anno i gatti consumano 7 tonnellate di cibo secco. Due volte al giorno viene offerto loro cibo in scatola, per un totale di circa 80.000 lattine all'anno. Tutto ciò è pagato grazie a donazioni di privati. Eccoci. Questi sono Molo e Marina. Dopo un giro dal veterinario per i vaccini, le analisi del sangue, la disinfezione e tutti i controlli del caso, Marina e Molo sono pronti a conoscere gli altri, ma solo protetti dalle loro gabbie. JJ, Junkyard, venite qui. Venite a conoscere i vostri nuovi amici. Questo gatto è in estasi perché ha del cibo vero finalmente. Real food. Guardate. Beautiful thing is they were caught together. È bello che siano stati presi insieme, così potranno ambientarsi insieme. Sostenendosi a vicenda. Per molte persone il gatto è un animale ipnotico, rilassante e calmante. Nel corso della storia, un'innumerevole quantità di gatti, graziosi, belli e misteriosi, ha conquistato la mente e gli occhi dell'uomo. Gli scienziati hanno scoperto che solo accarezzando un gatto abbassiamo la nostra pressione sanguigna. Altri scienziati si spingono più in là, suggerendo che i gatti possono allungarci la vita. Gli anziani negli istituti sono tagliati fuori da una vita intera di amicizie e di ricordi. Signore e signori, ecco uno dei più bei campioni, il tonchinese dal pelo visone color champagne. Allo Healthcare Facility di Brookhaven, i gatti tonchinesi di Joan sono attesi con ansia ogni mese. Allevati per il loro carattere stabile e per la loro socievolezza, possono essere impiegati a scopo terapeutico a molti livelli. Il calore del gatto in grembo è molto importante, anche il semplice fatto di tenerlo in braccio. Prima di tutto è un buon esercizio fisico, fa utilizzare i muscoli delle braccia e delle mani, e questo per quanto riguarda l'aspetto fisico. Guardi che cosa le ho portato. Non crede che stia cercando di dirle qualcosa? Come on, ok. Se ne starà qui con lei. He really is a good guy. So pretty, isn't she? Alcuni scienziati ritengono che i gatti tocchino le persone più di altri animali, letteralmente e in senso figurato. I loro movimenti aggraziati e leggiadri non hanno mai un'aria preoccupante. E la forma e le dimensioni di un gatto ricordano quelle di un bambino piccolo, il che costituisce un automatico invito alla cura e all'amore. È bellissima. Oh, vorrei poterti tenere tutto il giorno e la notte, mi piacerebbe davvero. Un altro mondo toccato da Joan e dai suoi gatti è una scuola convitto per giovani autistici. La causa dell'autismo non è ancora chiara e non esistono oggi delle cure efficaci. Chiusi in un mondo tutto loro, i bambini sono difficili da raggiungere. Alcuni, come John, hanno degli scoppi d'ira incontrollabili. Facilmente irritabile, spesso reagisce con attacchi di rabbia furiosi. Nessuno pretende che i gatti possano essere la cura miracolosa, ma possono instaurare miracolosamente delle oasi di pace. Come fai a dire di che colore sono se non li guardi? I gatti aprono per John una finestra su un mondo nuovo e luminoso. Mi prendi in giro. Credo che tu stia giocando. Etta, che cosa c'è?
Etta è molto agitata, come potete vedere dal suo ondulare avanti e indietro in modo perpetuo. E più si muove così, più si agita, ovviamente. Posso portare il gatto da lei ed è probabile che sulle prime lo respinga. E se insisto, a volte sono costretta a ritirarmi. Ma se insisto ancora un po', il gatto può farla smettere. Più tardi, Joan proverà ancora. Che cos'ho? È un bel gatto. Ti piace questo gatto? Si relazionano al gatto molto più apertamente, più liberamente di quanto non facciano con le persone. Si fidano dell'animale. Il gatto ha funzionato con tutti gli individui con i quali abbiamo lavorato. E credo che la ragione risieda nel suo aspetto rassicurante. Comunica un senso di sicurezza, come se dicesse: fidati di me, non ti farò del male. Joan sente che può fare un altro tentativo con Etta. Tenendo il gatto e catalizzando la sua attenzione sul gatto, si calmerà e parlerà al gatto. A volte è con noi, per qualche minuto. Che ne dici di dire ciao, micio? Ciao, micio. Ciao, micio. Bene, brava! Stiamo parlando di terapia, di attenzione per l'altro, di vicinanza. Stiamo anche parlando di gatti capaci di stimolare un'interazione o l'abbraccio di qualcuno, come se dicessero: sono tutto tuo, in questo momento appartengo a te. Sei speciale per me e ti voglio bene. Tienimi e ti sentirai bene. È stato detto che molto tempo fa, probabilmente nella nostra età dell'oro, quando eravamo cacciatori-raccoglitori, potevamo parlare agli animali e gli animali potevano parlare con noi. E io credo che comprendere il linguaggio felino consista nell'apprendere il repertorio del gatto e raggiungere così un più profondo livello di comunicazione con essi. L'amore per i gatti è parte dell'amore universale per tutte le creature, che ci porta ad avere una profonda reverenza verso la vita in generale. Delicati, divertenti, enigmatici, regali e pacati, i gatti sono rimasti indipendenti dai loro compagni umani. Si muovono fra noi come creature semiselvatiche, l'unico animale domestico che l'uomo non ha mai conquistato del tutto. Sacri o demoni, cacciatori di topi o re della terra, hanno acceso la nostra immaginazione. Ma è possibile adottare un gatto? O è semplicemente il gatto che si degna di condividere con noi la sua vita? Alla fine è un mistero affascinante. Un mistero che, proprio perché siamo umani, non possiamo neanche sperare di risolvere.